17 febbraio 1916 il giovane padre Pio giunge a Foggia, nel convento dei frati cappuccini di Sant'Anna. Deve sostare in capitanata per qualche giorno per incontrare finalmente la terziaria francescana Raffaelina Cerase, con cui ha da circa 2 anni un rapporto epistolare e che vuole essere confortata prima della morte dal suo direttore spirituale. Deve rientrare subito a Pietrelcina, dove dal 1909 una strana malattia lo costringe a stare in famiglia. È mezzogiorno circa quando il 29enne padre Pio, accompagnato da padre Agostino, giunge in convento, la cui porta principale è in vico San Nicandro, nel rione delle Croci. Non sa quello che gli aspetta. Incontra il ministro provinciale, Fra Benedetto, che gli intima: «Fra Pio, tu o vivo o morto devi restare qui in convento. Scrivi a casa e fatti portare la tua roba». Il giovane cappuccino china il capo e accetta l'obbedienza del suo provinciale. Nel pomeriggio si reca da Raffaelina, che assisterà ogni giorno fino alla sua morte, avvenuta il 25 marzo. Il cappuccino resta a Sant'Anna per circa 7 mesi. Saranno mesi intensi, ricchi di preghiera, assalti di anime bisognose di misericordia, battaglie col demonio e momenti di gioia, come ad esempio la consacrazione della chiesa intitolata Sant'Anna. Padre Pio è un frate che in questo convento manifesta ai confratelli le sue grandi devozioni giornaliere. Non meno di 4 ore di meditazione sulla vita di Nostro Signore, nascita, passione e morte, novena alla Madonna di Pompei, a San Giuseppe, a San Michele Arcangelo, a Sant'Antonio, al Padre San Francesco, al Sacratissimo Cuore di Gesù, a Santa Rita, a Santa Teresa di Gesù. Giornalmente poi recita non meno di 5 rosari per intero. Devozioni particolari che insieme alle pratiche liturgiche e le altre pratiche religiose alimentano la sua vita spirituale e costituiscono la sua vita devota, la sua vita di pietà. Devozioni che non si riducono alla recita meccanica di novene e rosari, ma sono un rispettoso e armonioso comportamento verso Dio, Gesù, la Madonna e i Santi, di cui quelle pratiche sono espressione. La vita devota di Padre Pio non è solo una pratica spirituale, ma anche rettitudine di un'autentica vita cristiana che, oltre ad una irreprensibile condotta morale, include una profonda partecipazione alla vita divina, alla vita trinitaria di Dio. La vita devota del cappuccino di Pietrelcina, che dopo 100 anni è tornato in questo luogo, deve essere anche la vita devota di tutti coloro che dicono di essere suoi figli spirituali. Non solo dei terrazzani che lo hanno incontrato nel 1916, ma soprattutto di coloro che lo hanno accolto nel 2016 e che ancora oggi portano nella loro quotidianità il suo messaggio.